A Firenze il 4 novembre non è un giorno come tutti gli altri. A Firenze questa data significa una sola cosa, alluvione. E a 53 anni dalla tragedia che colpì la città, oltre alle tradizionali commemorazioni, c'è chi punta lo sguardo anche al presente, perché anche ciò che è stato fatto per mettere in sicurezza Fiume e città diventi memoria e consapevolezza. Ecco dunque che il giornalista Erasmo D'Angelis dell'associazione Vivi Larno e il professor Giorgio Federici, presidente del comitato scientifico del CEDAF, il centro di documentazione sulla Alluvione di Firenze, hanno dato vita alla mostra Arno, sicuro, pulito, da vivere, realizzata nello spazio espositivo intitolata Carla Zeglio Ciampi, in via dei Pucci, nel piano centro storico del capoluogo toscano. Un percorso multimediale per ripercorrere il lavoro degli ultimi 20 anni e le opportunità per vivere il fiume da parte dei cittadini. Questa è davvero un'immersione dentro il fiume a 360 gradi, natura, cultura, storia, investimenti, depurazione, acque pulite, acque più sicure, soprattutto perché finalmente queste opere si concluderanno tra il 2022 e 2023 e saremo molto più tranquilli. E noi in particolare come università curiamo, come centro di documentazione in questa mostra, proprio la memoria degli eventi alluvionali e abbiamo organizzato degli eventi video, anche con video inediti, che verranno proiettati e saranno a disposizione ogni giorno della popolazione. Ed a proposito di memoria, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ha ricordato anche il giornalista Rai Marcello Giannini, la voce dell'alluvione. Ai familiari del cronista sarà consegnata una targa proprio quest'oggi. Un'alluvione che proprio Giannini con il suo microfono dal palazzo delle cosiddette centrofinestre in piazza Santa Maria Maggiore fra quello che è via Panzani, via Cerretani, mise per convincere a Roma che la situazione era drammatica il microfono sotto la finestra dove l'acqua scorreva e dove diceva quelle che sono le normali vie dove tanti turisti passano abitualmente oggi sono fiumi. Io ritengo che sia importante. È importante parlare dell'Arno da un punto di vista della prevenzione delle alluvioni, da un punto di vista dell'acqua pulita, per parlare di quello che in futuro deve essere fatto perché l'Arno continui a portare l'acqua, pensate al lago di Milancino quanto è stato utile, ma anche a avere con le casse d'espansione la prevenzione a che quest'acqua poi venga di fuori. Il percorso multimediale dell'esposizione è anche un modo non solo per generare memoria, ma anche per stimolare consapevolezza di ciò che è stato fatto in due decenni. Lavori per la messa in sicurezza dei territori lungo l'Arno che toccano gran parte della Toscana. C'è ancora lavoro da fare, soprattutto perché gli eventi si stanno radicalizzando nelle loro manifestazioni e quindi da una parte continuiamo l'opera di messa in sicurezza, di manutenzione del territorio, dall'altra parte ci vuole anche una comunità consapevole che quindi su tutto il piano della protezione civile abbia chiaro quello che si deve fare quando ci sono le allerte arancioni e che purtroppo si verificano insomma anche in maniera ricorrente. Noi ci stiamo impegnando in tutto il territorio nazionale per garantire un efficace sistema di allertamento della popolazione, un aggiornamento continuo e costante dei piani di protezione civile, la diffusione della cultura della prevenzione, della protezione civile. Voglio ricordare un grande risultato che è stato conseguito nel mese di agosto di quest'anno, la legge sulla reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole, nell'ambito della quale c'è un particolare percorso formativo sulla cultura della resilienza e della prevenzione da parte dei nostri giovani.